Allora ragazzi, bentornati in questo nuovo vlog. Infatti oggi andremo a Parigi. Sono alla stazione di Napoli a Fragola, dove partirà tutto perché devo raggiungere Milano, l'aeroporto di Milano. Ok ragazzi, sono in treno, sono partito. Vi spiego un po' i piani di questo viaggio. Io arriverò a Bologna con questo treno, dove incontrerò la mia ragazza e saliremo su un altro treno per Milano, dove raggiungeremo l'aeroporto di Milano Linate. Adesso noi ci vediamo per Bologna. Ciao amore, benvenuto in questo vlog. Intanto che aspettiamo l'altro treno, che ovviamente è in ritardo, ci meritiamo Ecco. una No. degna pausa pranzo. Finalmente eccolo qui con 40 minuti di ritardo, porco Giuda. Eccolo lì, finalmente arrivato al nostro ritorno. Ci saluto. Oggi è la sua prima volta che prende l'aereo, quindi oggi sarà un video reazione alla prima volta in aereo. Adesso mangiamo questi tramezzini giusto per prepararci, perché poi in Francia è un po' un problema mangiare. Ce la fai, amore? Cioè, questa qui mi vuole far morire di fame oggi, ragazzi. Ok, ci stiamo preparando per scendere pure a Milano. Milano Centrale, direzione Linate Aeroporto adesso. Ok, scendiamo in metropolitana per andare al Duomo e dopodiché prenderemo il bus 73 per Linate Aeroporto. Go, 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 go. Ok, ecco la metro. Amore, pure qua, dai. Tra 3 minuti abbiamo l'autobus. Com'è Milano di passaggio, amore? Frenetica. Linate. Intanto c'è EasyJet che ci pensa a far venire ansia. Signori, questa è la nostra carta d'imbarco. Come avevo detto, dato che è la sua prima volta che prende un volo, per lei tutto questo è nuovo, quindi è un'emozione. Intanto entriamo che abbiamo già fatto ritardo così col ritardo del treno. Adesso passeremo i controlli, amore, come ti senti? Io ho l'ansia adesso, non lo so perché. Come se fossi un tipo che portasse la droga, mi sento sempre così. Alla fine gli aeroporti sono una sorta di centro commerciale. Abbiamo passato i controlli e la mia ragazza è praticamente stra-emozionata nel vedere. Amore, eccolo lì il nostro jet speciale. Amore, guarda. Eccolo. Amore, sei pronta? Sì. Ok, è arrivato il momento dell'imbarco. Tranquilla, amore. Sì, tu vicino al finestrino, vai. Ti rendi conto che stiamo andando a Già, Parigi? è un sogno. Tu, una tua prima impressione di essere a bordo l'aereo? Emozionata, ma in Bravissima, vogliamo con EasyJet. Prima impressione emozionata, adesso bisogna passare al decollo, vediamo. Amore, ti vedo un poco traumatizzato. Adesso tranquillizzo la mia ragazza. Allora, amore, mantienimi. Praticamente devi sapere che in caso di impatto, no, ti devi mettere con la testa così. Perché mettendoti con la testa così ti salverai e non morirai. Ciao, Milano. Avere paura, ci sarà solamente una forza che ti tira dietro. Tranquilla. Tranquilla. Di turbolenza che ci stavano. Amore, l'atterraggio non sarà soft. Posso filmare il tuo finestrino? Oddio.
Io ho paura di uscire dall'aereo per provare il freddo che fa a Parigi. Ora fa un freddo cane. Baguette, baguette, baguette. Vai amore, che dobbiamo capire pure come uscire dall'aeroporto e ancora come arrivare a Parigi centro. Stiamo uscendo dall'aeroporto. Credo che questo vada al centro di Parigi, spero non ci sbagliamo. Ragazzi, eccoci scesi nella zona del nostro hotel. Questa è una piccola panoramica a Parigi. Abbiamo raggiunto Parigi, adesso andiamo immediatamente nell'hotel che praticamente... Io sono... mi sento un pochino stanco, ma nulla di che. Ma è stupendo. Ok, stiamo per entrare in hotel. Ok, siamo al sesto piano, la nostra camera è la 686, andiamola a cercare amore. 686, eccola. Lui ha le prese. 4. Apriti, si occupa. Amore, ma mica quando torniamo la sera ubriachi ci dobbiamo ricordare del COVID? Spero di no. Facciamo una recensione. Beh, beh, niente male. Adesso? Ok. Niente male. Amore, fermo. Questo è il casino che ci abbiamo sotto l'hotel. Ragazzi, adesso usciamo, andiamo a cirare in qua. Che tempo di merda che abbiamo beccato. Giorno 2, sono le 7.33 del mattino ed è ancora buio. Ok ragazzi, stiamo uscendo, andiamo verso la Torre Eiffel. Prima però andiamo in un supermercato che cerchiamo di fare colazione. Ciao ciao cameretta. Sono le... Sto registrando io col tuo cellulare. Sono le 9.16 del mattino. Ok. Dirigiamoci al supermercato prima. All'incrocio ci dovrebbe essere il supermercato. Adesso facciamo spesa in Francia. Ok, allora amore, cosa dobbiamo prendere? Amore, io ti giuro, stamattina c'ho voglia di caramelle. Però amore, i prezzi, minchia, sono più alti rispetto a noi all'Italia. Cioè, queste cose le paghiamo 1,10€. Eh beh, prendiamo questi. Questi quando stanno 1,83€. Sì. Andiamo a prendere qualche altra minchiata. La Monster da noi viene 1,30 in genere, qui 1,71. Ok, siamo usciti con dei tramezzini e delle caramelle. Ok, questa è la fermata. Cioè, una fame incredibile. Vieni amore, vieni qua. Ma dove siamo andati? Ragazzi, eccola lì la Torre Eiffel. Dobbiamo raggiungere solo la Torre Eiffel che si nasconde laggiù. Adesso dobbiamo fare tutto il tragitto a piedi. Andiamo che sto morendo dalla voglia. Tipiche fontanelle francesi. Ragazzi, una figata unica dal vivo, vero amore? La Torre Eiffel dal vivo in prima persona è una roba, una sensazione stupenda. Non me la riesco a descrivere, andiamo per. Ok ragazzi, eccoci alle spalle con la Torre Eiffel. Adesso ci manca solo che fare un paio di foto con la mia splendida ragazza. Questa cazzata della Torre Eiffel che abbiamo acquistato ci è utile per fare i selfie, però che ci siamo fatti. E ringraziamo il vecchietto per la collaborazione che ci ha rovinato la foto. Cioè, abbiamo appena finito di fare 300.000 foto che adesso vi farò vedere. Sono queste qua. E niente, adesso dobbiamo cercare solo un luogo in cui andare a mangiare. Allora, la Torre Eiffel abbiamo intenzione di tornarci stasera perché adesso ci stiamo dirigendo al McDonald's che abbiamo una cazzo di fame. Ragazzi, evitate di mangiare la pizza in Francia. Nel paese delle baguette il sole non esiste. Questo è il nostro pranzetto. Alla vostra salute che ci guardate da casa. Se c'è una cosa per cui devo odiare la Francia e Parigi è che piove sempre qui. Non c'è un briciolo della luce del sole. Adesso torniamo all'hotel. A Napoli non so come ci tornerò perché stasera voglio assaggiare una pizza francese. Voglio vedere... Ragazzi, evitate di mangiare la pizza in Francia. Voglio vedere come le fanno in Francia. Ragazzi, non picchiatemi per favore. Adesso ci avviamo verso la porta. Appena torno a Napoli, non ammazzatemi, è solo per provare, come ho detto, la schifosità della Francia, come fanno nelle pizze. Pizza 5 euro. Allora abbiamo ordinato una pizza col pollo perché praticamente fanno la pizza margherita con il pomodoro e il formaggio. Esatto. A me il formaggio è una cosa che non mi piace. Sono o non sono una bestia di Satana? Ragazzi,
voglio tornare in Italia. Adesso prendiamo due cocktail. Ok, eccoli qua, adesso ci ubriachiamo un po'. Da cocktail passiamo al McDonald's. Adesso ci strafoghiamo ancora e poi ripartiamo per il monumento. Stacca. Sì, ma che razza di figata è, guardate. C'è quella luce potente che gira per tutta Parigi. Verso la sera è una figata unica, Torre Eiffel, andiamo. Cioè ragazzi, guardate che figata, si sono appena accese delle luci, così a caso. Stasera assaggiamo anche una crepe. Prova. Vai, alle fragole e Nutella. Buona. Ci sta. Me la faresti assaggiare anche a me? No. Solita colazione in attesa del tram. Ok, adesso in arrivo alla metro per la Notre Dame. Prendi queste poste che ci stanno qua, qua. Siamo appena scesi dalla metro, adesso devo cercare di capire dove si trova la Notre Dame. Il problema è che stando in Francia la mia connessione dati non funziona, quindi siamo anche senza internet. L'unico punto di connessione è quando siamo nell'hotel che abbiamo il wifi. Ma quando siamo fuori ci dobbiamo orientare proprio come i vecchi tempi. Le mappe cartacee praticamente ci servono. Dopo mezz'ora abbiamo trovato la Notre Dame. Ragazzi, ma quanto sono belle queste zone di Parigi. Prossima fermata, Musée de l'Orangerie. La mia pronuncia in francese, poi ecco perché avevo 4 in francese. Sì, ci siamo arrivati al Museo dell'Orangerie. Ragazzi, oggi stasera facciamo di nuovo le bestie di Satana perché mangiamo una pizza francese. Ok ragazzi, assaggiamo stavolta la pizza al kebab, che esatto. non mi sembra tanto kebab, però questi pezzi gialli, vi giuro, sembra ananas. Se è ananas vado e li spazio. Dovrebbero essere patatine fritte, assaggio un pezzo per sicurezza. Sono patatine fritte. Non male. Fa un po' cagare. Noi siamo depressi perché praticamente sono le 10 di sera e domani dobbiamo tornare in Italia a Milano e praticamente i nostri voli partono alle 6.40 del mattino. Solo che dobbiamo stare almeno 2 ore prima in aeroporto, quindi alle 4 del mattino. L'unica soluzione è partire alle 3:30 con un autobus che passa più o meno in zona a 1 chilometro. Non so come alzarmi per le 3 del mattino per andare a prendere un cavolo di aereo. Ok ragazzi, sono le 2.40 del mattino. Ho dormito per 3 ore con la mia ragazza che adesso sta in bagno. Ci dirigiamo all'aeroporto adesso. Sono le 3.43 del mattino, gente normale dorme. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un aereo. Ci siamo alzati alle 2.20 del mattino tra l'altro. L'autobus doveva passare 10 minuti fa. Stiamo andando completamente in ansia sperando che quello sia il bus per l'aeroporto, quello là in fondo. Ok, siamo al gate, pronti per Milano Malpensa. Atterreremo alle 8 del mattino tra l'altro. Ok, siamo